Buongiorno a tutti, Arisen, bentornati su Find the Frame e su Dragon's Dogma 2 per un altro video alla scoperta degli exploit più beceri che questo gioco ha da offrire, perché a quanto pare in Capcom sono particolarmente proni a creare dei videogiochi rompibili nei modi più disparati. E ovviamente cosa non si fa qui su Find the Frame se non rompere i giochi con un certo livello di efficacia. Quello che vedremo oggi è come ottenere e farmare in modo efficace uno degli oggetti tecnicamente consumabili più potenti del gioco, in grado essenzialmente di one-shottare la maggior parte delle creature, se non praticamente quasi tutte, che il videogioco Dragon's Dogma ha da offrire. Questa strategia si può attuare dal mid game in avanti, visto che dovremo avere accesso alla regione di Battle, e dovremo anche essere abbastanza forti da riuscire a sconfiggere una determinata creatura in particolare che ci dropperà questo oggetto. In questo video quindi scopriremo come farmare questa creatura e vi mostrerò anche un metodo di farming di esperienza che si può attuare una volta ottenuto l'oggetto in questione. E visto che non ci facciamo mancare niente, penso proprio che vi mostrerò anche un metodo piuttosto efficiente per farmare una grossa quantità di denaro per potervi permettere gli equipaggiamenti migliori che Dragon's Dogma ha disponibile presso i rivenditori. In ogni modo, prima di entrare nel vivo del contenuto, vi invito come di consueto a mettere like e iscrivervi al canale se quello che state vedendo è di vostro gradimento, e inoltre vi consiglio vivamente di seguirmi anche su Instagram e TikTok, dove pubblico altri contenuti slegati da questi che porto sul canale, oltre a tenervi aggiornati su tutto quello che arriverà in questa sede. Dunque, il nemico che ci troveremo a farmare per ottenere questo fantomatico oggetto altri non è che la medusa, ovvero la gorgone che incontriamo ad inizio gioco e che poi possiamo rintracciare nuovamente nella regione di Battle. E in particolare dovremmo recarci in questa zona nello specifico, che si trova proprio a sud di Back Battle. Potete arrivare in questo luogo molto facilmente semplicemente uscendo dalla città e andando verso sud seguendo le stradine. È un percorso anche abbastanza breve, quindi teoricamente non c'è bisogno che piazziate un telecristallo in quella zona. Io l'ho fatto per comodità, ma non è per nulla un fattore determinante. In ogni modo, in questa foresta che si trova alle propaggini meridionali della regione di Battle, si possono trovare anche due dungeon. Uno in fondo a questa zona, che è la Torre del Soffio di Drago, e che non è una location che ci interessa in questo momento. L'altra è la Profondità Caliginosa, ed è proprio in questa piccola caverna che troveremo la nostra gorgone, che fa di questa grotta il suo habitat naturale. Infatti ne troveremo sempre una qui ogni volta che torneremo dopo 7 giorni dalla sconfitta della precedente. Per come funzionano gli spawn point dei mostri in Dragon's Dogma, infatti ci basterà riposare presso casa nostra o presso una locanda per 7 giorni consecutivi per fare in modo che tutti i mostri della mappa ricompaiano dopo averli sconfitti precedentemente. E la medusa non fa eccezione, cosa che ci permetterà di farmarla a ripetizione, elemento che poi rende possibile questo metodo di farming nello specifico. Ma cos'ha questo nemico di così speciale? Beh, il semplice fatto che è una gorgone, quindi in grado di pietrificare con il suo sguardo. E l'oggetto che stiamo cercando da lei è proprio la sua testa. Ora, ci sono diversi tipi di testa di gorgone che si possono ottenere da questo boss, e quale otterremo dipende da come la uccideremo. Quindi essenzialmente si tratta di qualità della testa. Maggiore è la qualità che ricaveremo dalla testa della gorgone, maggiori saranno gli utilizzi che riusciremo a ricavare quando la useremo noi in battaglia. Per ottenerne una di qualità superiore, quindi perfettamente conservata, dovremo riuscire a fare tantissimi danni in pochissimo tempo alla sua testa. E il modo migliore per farlo, per quanto mi riguarda, è utilizzare un assassino, e in particolare un assassino con l'abilità sventramento. Questa skill funziona specificatamente quando si è aggrappati ad un mostro gigante e ci permetterà di effettuare un attacco in cui pianteremo le lame nel corpo del nostro avversario per fargli un sacco di danni e stordirlo nel mentre. Grazie a questa mossa, a dei pugnali che ho comprato a Back Battle e a un'infusione di fulmine che mi viene conferita
ferita dalla mia pedina mago nel party. Tagliare la testa a una gorgone è semplicemente una questione di un cast di questa abilità e poi di qualche colpo random alla sua testa una volta che ci si ritorna sopra. Facendo in questo modo il boss verrà letteralmente shottato, visto che gli taglieremo la testa, che potremo poi lootare come bottino a parte ottenendo l'oggetto testa di medusa. Giusto perché lo sappiate, l'infusione tuono che mi viene conferita dal mio mago è abbastanza importante per il taglio della testa, perché non ho avuto gli stessi risultati senza usare questo tipo di abilità da parte della pedina mago. Quindi cercate di trovarne una con questa skill, perché è molto molto importante per ottenere una testa di qualità. E questo oggetto fa esattamente quello che pensate che fa, ovvero pietrifica senza se e senza ma praticamente tutte le creature del gioco, mostri giganti compresi. E letteralmente praticamente nessuno si salva dallo sguardo di questa testa, nemmeno i draghi, che vengono brutalmente pietrificati senza alcuna possibilità di scampo. Questo chiaramente apre un mondo di possibilità per quanto riguarda il farming dell'esperienza, visto che trovando un luogo in cui sono presenti in gran numero mostri di grandi dimensioni è possibile pietrificarli in rapida successione, guadagnando quindi un botto di esperienza nel mentre. Tuttavia, per rendere sostenibile davvero questo farming, dobbiamo ottenere anche un certo quantitativo d'oro, in modo tale da poterci teletrasportare direttamente davanti alla grotta della Gorgone, abbattendo quindi i tempi di viaggio. L'ideale, tuttavia, per quanto mi riguarda, è arrivare a piedi alla grotta della Gorgone per poi usare la pietra del trasporto dopo aver ottenuto la testa. Il tutto lungo il tragitto, facendo una fermata alle rovine del minatore, che è anche il luogo dove attueremo il nostro metodo di farming dell'oro, perché in questa miniera si possono ottenere in numero veramente elevato due materiali che si possono vendere ad un prezzo non altissimo, a dire la verità, ma siccome ne otterremo davvero tanti, riusciremo comunque a farci un discreto quantitativo di soldi. E sto parlando del carbon brullo e del carbon brillo, che sono presenti in questa miniera praticamente ovunque. Inoltre, come se non bastasse, sempre in questa miniera è presente anche un minotauro particolare che se sconfitto dà un quantitativo abbastanza consistente di esperienza, quindi considerate di ucciderlo se volete allungare leggermente i tempi di farming. La miniera peraltro ha una struttura circolare, quindi non dovrebbe essere troppo un problema fare un giro veloce, raccattare tutti i minerali che riuscite ad ottenere per poi andare a venderli subito dopo a Bakbatal. Ad onore del vero non vi frutteranno una cifra esorbitante, ma sarà comunque più che sufficiente per potervi permettere le pietre del trasporto, che è ciò che ci interessa in questa sede. E poi considerate che comunque questa caverna è letteralmente fuori Bakbatal, quindi se volete effettivamente usare questo metodo di farming per farmare denaro e comprarvi dell'equipaggiamento, potete farlo con estrema efficacia, visto che non vi servirà nemmeno un telecristallo, sarete letteralmente a due passi dalla città. Oh, e ricordatevi anche che potete vendere i materiali che ottenete dalla medusa e dal minotauro dentro la caverna, che vi forniranno altro oro extra che potete investire in varie cose. In particolare, le ossa di medusa sono particolarmente fruttuose in termini di denaro, quindi ricordatevi di venderle ogni volta. Per quanto riguarda invece il percorso di farming in sé, in cui andremo a pietrificare una vasta gamma di avversari per ottenere quanta più esperienza possibile, quello che amo fare io è partire dalla stazione di posta per poi andare scendendo verso Bakbatal, seguendo per lo più la strada principale. Durante la discesa però dobbiamo fare alcune deviazioni. Prima di tutto, arrivati al fiume, dovremo prima andare a destra, dove alla fine del percorso troveremo un drago, e seguendo il letto del fiume, andando però verso sinistra, ovvero dall'altra parte, in teoria dovremmo trovarne un altro, anche se ho notato che non sempre è presente e alle volte viene sostituito da un altro nemico gigante in questa zona. Per esempio, una volta mi è capitato di incontrare un minotauro. Sempre sulla strada principale invece è presente una chimera, e a seconda del percorso per cui volete optare, a questo punto potete o andare direttamente verso
Bak Batal e quindi farvi tutta la strada, lungo la quale molto probabilmente incontrerete altri nemici giganti da pietrificare, oppure potreste tornare indietro alla stazione di posta, visto che comunque la testa di Medusa, arrivati a questo punto e considerando che l'avrete usata più volte, non dovrebbe avere più molti utilizzi. Al massimo potreste farvi un giro nelle rovine lì intorno per vedere se trovate un golem, così da capitalizzare del tutto sul suo potere pietrificante. Se non avete incontrato il grifone scendendo dalla stazione di posta, potreste anche provare a fare un salto al suo nido, visto che è in questa zona, per vedere se è lì. Insomma, avete due scelte. Probabilmente il metodo più efficace è tornare verso la stazione di posta, se avete abbastanza teste che vi attendono. Però anche tornare verso Bak Batal non è un'opzione da sottovalutare, perché comunque vi permetterà di tornare nella capitale e quindi vicini al dungeon dove si trova la Medusa, qualora abbiate bisogno di farmarla nuovamente. Chiaramente questo metodo di farming risulterà più efficace prima lo metterete in pratica, e visto che è possibile imbastirlo già nelle fasi iniziali dell'avventura, praticamente non appena arriverete nella regione di Batal, potrebbe esservi veramente molto utile per macinare molti livelli, più o meno fino intorno al livello 60, senza contare i punti competenza che otterrete in questa maniera, che fanno sempre comodo per levellare le classi e ottenere le abilità. Ah, ve lo dico giusto perché ci ho impiegato circa un'ora a capirlo. Per utilizzare la testa di Medusa dovete prima equipaggiarla nell'inventario e poi tirarla fuori esattamente con gli stessi input che utilizzate per usare la lanterna, cosa che il gioco non vi dice, quindi insomma ho passato un brutto quarto d'ora cercando di capire che cazzo dovessi fare. Ci sono però due limitazioni che dovete tenere presente quando usate la testa della Medusa. La prima è che uccidendo i nemici in questo modo otterrete solo esperienza e punti competenza, mentre i materiali che normalmente i mostri pietrificati dropperebbero non verranno droppati. Quindi se vi servono specificatamente dei materiali di mostro tra quelli che troverete nella regione di Batal, questo non è un metodo buono per farmarli. E mi riferisco in particolare a quelli di Drago, visto che la Dracolinfa è molto utile per poterla scambiare con il forgiato dal drago per pietra del trasporto e un telecristallo. Quindi tenete presente questa cosa. Inoltre tenete anche presente che la testa della Medusa, quando la otterrete come oggetto, è a tutti gli effetti un oggetto consumabile come tutti gli altri e quindi soggetto alla decomposizione, esattamente come i pezzi di carne o la frutta che otterremo. Quindi se ce lo terremo semplicemente in inventario, marcirà, e con lei marciranno anche i suoi poteri pietrificanti. Questo vuol dire che non appena taglieremo la testa di una gorgone dovremo avere come priorità quella di depositarla nel nostro deposito, presso una locanda o presso casa nostra, in modo tale che rimanga preservata fino a quando non ci servirà in battaglia. Questa è anche la maggiore limitazione della testa della Medusa, che essendo un oggetto molto potente, per bilanciare un po' le cose gli sviluppatori hanno pensato di farla decomporre molto in fretta, motivo per il quale è buona norma tirarla fuori solo quando vogliamo davvero usarla, in modo tale da capitalizzare del tutto sul suo potere pietrificante. E questo era tutto quello che avevo da dire su questo oggetto, che io ritengo uno dei più rotti dell'intero gioco. Quindi fatemi sapere la vostra e ditemi se l'avevate già scoperto e come la state usando voi. Avete ulteriori consigli da condividere riguardo questo pazzissimo oggetto consumabile? Fatemelo sapere. Io invece vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, ricordandovi come sempre che se vi va potete supportare il mio canale facendo una donazione al mio account Ko-fi oppure abbonandovi nella sezione apposita del canale YouTube. Ciao a tutti, alla prossima!